Ciao a tutti, oggi parlerò di potatura primaverile, per qualcuno sarà, non dico tardi, però già limite come tempi. E quando a me è stato freddo, ha piovuto fino a pochi giorni fa, adesso bene o male con le temperature che si stanno alzando le piante sono scoppiate, quindi adesso tocca fare anche tutto quanto di corsa. Allora, parliamo di potatura primaverile, vi farò vedere la potatura su due piante, su un carpino, sul carpino coreano e su un ciliegio selvatico. Allora, questo video qua non si basa soltanto su queste due specie qua, però diciamo per farvi capire in generale come funziona la potatura primaverile sulle piante. Allora, innanzitutto, nella potatura primaverile andremo un po' a riprendere quella autunnale, quindi andremo a contare le terze gemme. Adesso ormai le gemme si stanno aprendo, qualche pianta sono anche già aperte, quindi si vede bene dove cresciano le foglie e dove no. Quindi adesso possiamo contare ancora meglio le tre gemme o le quattro gemme a seconda che siano opposte o alterne. Per chi si fosse perso questo discorso, lo rimando ai video che ho fatto in autunno, dove appunto spiegavo la differenza delle gemme alterne e quelle opposte. Diciamo che la primavera c'è il vantaggio, oltre a vedere le gemme che si apriranno in questo momento qua, quindi quelle che sono vive, si dà la possibilità di fare potature anche drastiche. Quindi dove abbiamo piante, dove la potatura di un grosso ramo doveva essere fatta mai dall'anno scorso, adesso è il momento giusto per farlo. Vi raccomando, potature grosse di un certo livello vanno trattate col mastice, vanno fatti tagli belli puliti, quindi con un taglierino andiamo a rifinire il taglio, a pulirlo bene e a pulirlo col mastice. Quindi appunto vi farò vedere la potatura che ho fatto io sul mio carpino, che appunto è di rifinitura, quindi ho eliminato qualche rametto, giusto per un po' cercare di compattare meglio la pianta. Invece sul prunus ho fatto una potatura più drastica, e nel video vi spiegherò anche perché. Quindi per chi avesse piante da cotta in natura, tipo questo carpino qua, e vorrebbe accorciare l'apice, questo qua è il momento giusto per farlo. Può accorciarlo chiaramente usando buon senso fino a dove vuole. Chiaramente come questa pianta qua, se andrò ad accorciarla qui, la conseguenza sarà che le cazzate più basse avranno una vegetazione molto lunga e molto disordinata, molto forte, quindi per noi è un po' negativo. Però possiamo tranquillamente andare ad accorciare in questo punto qua, in modo che dietro abbiamo parecchie gemme che possono prendere il vigore perso nella parte alta e quindi trasmetterlo nelle altre gemme. Ok, vi lascio filmato e ci vediamo, ciao! Abbiamo qua il nostro carpino, se ben ricordate in autunno vi ho fatto potare alla terza gemma visibile, premesso che nel carpino, se andate a vedere nel video fatto in autunno, vi ho detto di contarne almeno una in più, perché appunto il carpino ogni tanto non apre tutte quante le gemme che sono presenti sulle piante in autunno. Allora, in questo caso qua, se vediamo, ci sono due gemme molto piccole che sono ferme, quindi quest'anno non si apriranno. E vediamo che invece le altre tre gemme sono ormai gonfie e pronte per aprirsi. Quindi vedete che ho fatto di contare una gemma in più sul carpino coreano, in particolar modo, è dovuto a questo problema che ha il carpino, che non sempre apre le gemme più interne. In questo caso invece è riuscito a far sviluppare anche la gemma più interna, quindi qui avremo una, due, tre, quattro gemme. Quindi qua diciamo che quella più apicale andremo a eliminarla, andremo quindi a ripristinare il livello che si parlava in autunno, quindi manteniamo le tre gemme che visibilmente possono aprirsi in primavera. Anche qua vediamo che ce n'è una, due, tre, quattro, cinque, quindi possiamo tranquillamente andare a eliminare le ultime due e mantenerne sempre tre. Questo è il primo lavoro che andiamo a fare su tutte le piante che abbiamo a disposizione. In questo periodo diciamo che abbiamo la possibilità di fare anche potature drastiche, quindi eliminare rami consistenti. Nel caso del nostro carpino non è il caso, perché diciamo che la ramificazione è già minuta ed è già giusta come dimensioni, però possiamo fare qualche potatura diciamo un po' consistente con lo scopo di andare un po' a ricompattare la pianta. Perché vediamo che questa pianta qua, i rami, che bene o male, se ne vanno molto dal centro della pianta. Quando si va a potare con lo scopo di ridurre, diciamo, il volume della pianta, dobbiamo tenere presente che quando andiamo a eliminare, dietro alla parte che eliminiamo, dobbiamo avere già pronta la ramificazione nuova. Nel senso che dobbiamo avere già una ramificazione secondaria. Per secondaria, intendo come in questo caso, che vediamo che tra la ramificazione primaria, che è questa qua,
si divide, vediamo che già qua si è divisa in due parti, e anche qua si è divisa in altre due parti. Questa e questa sono ramificazioni che io chiamerò secondarie. Restando sempre sullo stesso ramo, diciamo, da questa parte qua, dove appunto il ramo si biforca, proseguendo, vediamo che abbiamo qua già una ramificazione secondaria, però con solo due gemme. Qua un'altra gemma, qua un'altra ramificazione. Possiamo accorciare, in questo caso qua, questo punto qua, perché abbiamo 1, 2, 3 punti nuovi che partono sulla stessa linea. E questo ci aiuterà sicuramente a dar forza un po' a queste linee qua che sono un po' deboli, che hanno bisogno di ramificare. E magari a portare la pianta a sviluppare qualche gemma più internamente. Possiamo tranquillamente andare a tagliare qua. Sono rami abbastanza piccoli, quindi non serve neanche mettere il mastice. Invece andiamo adesso come riferimento questa linea qua. Ora, qua la ramificazione si divide in due punti, quindi è già una ramificazione secondaria. Qua anche un'altra ramificazione secondaria. E qua anche un'altra ramificazione secondaria. È sempre una ramificazione debole, però qua abbiamo un vuoto. E, se possibile, vorremmo magari far sviluppare qualche gemma, qualcosa che vada a riempire un po' questo vuoto. Quindi noi adesso andiamo ad accorciare questa parte qua. Volendo potevo eliminarla già fino qua, però voglio mantenere un po' di ramificazione per non creare un ulteriore buco anche in questa zona qua. E comunque tagliando così qua solo una gemma, quindi non mi andrà a dare fastidio a tanti rami, a parte in questo. E comunque già questo stimolerà la crescita di una gemma più interna. Quindi in questo caso la potatura primaverile di questa pianta qua si conclude qua, quindi adesso è libera di vegetare tranquillamente e di aprire le sue foglie. Ora, prendiamo in considerazione adesso questo prunus qua. Appena finito di fiorire, mi sono preso la fioritura a causa della pioggia. Siccome l'ho tenuto per la fioritura, vediamo che in un rametto ci sono parecchie gemme, come qua ce n'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parecchie. Per la potatura, diciamo, per eliminare le gemme da foglia, aspetto ancora un po' per vedere realmente dove sono le gemme da foglia. In certi punti, come qua, che ne vedo già 1, 2, 3, 4, posso appunto andare a eliminare l'ultima, lasciarne solo 3, come nel caso del carpino, perché questa pianta qua ha le gemme alterne. Dove ho fortuna di capire dove crescono già le foglie della pianta, posso già andare a eliminare contando la terza foglia. Come in questo caso qua, che ho 1, 2, 3 già gemme sicuramente da foglia, anche qua dietro i fiori vediamo che qua sotto c'è un'altra gemma da foglia, quindi posso tranquillamente andare a eliminare la terza senza nessun fastidio. E così proseguo sotto la pianta. Come detto prima, possiamo fare anche interventi drastici, come in questo caso qua abbiamo questo moncone qua che è molto grosso e molto fastidioso da vedere in quel punto lì. Il mio obiettivo in futuro sarà quello di spezzare un po' questa linea qua abbastanza dritta, come qua ho già una gemma pronta, quindi già per il prossimo anno accorcerò ulteriormente questa parte qua di ramo. Per quest'anno io voglio eliminare completamente questa parte qua. Adesso è il momento giusto per farlo. Quindi tronchese andiamo a tagliare. Allora, come vedete è un grosso taglio che andremo innanzitutto a rifinire e a coprire col mastice. Come detto precedentemente, partirà da qua la ramificazione di questa parte qua di ramo. Però non è detto, quindi lo stesso tratto bene il taglio. Comunque in ogni caso, tagli così grossi, se meglio trattarli, quindi rifinirli con un coltellino e coprirli col mastice, per evitare che marciscano e il marciume entri all'interno del legno. Sono tagli grossi, quindi vanno trattati bene e comunque vanno fatti, perché non dobbiamo mai dimenticare qual è il nostro obiettivo, quindi rendere la pianta più naturale possibile. E una linea così dritta, così marcata su una pianta che dovrebbe essere vecchia, non si vede facilmente, quindi è meglio cercare di ridurla. Anche questa qua sarà una linea che andrà accorciata nel tempo. Non vado qua a eliminare niente. Anche perché vediamo che tutti i rametti sono poco sviluppati, potrei eliminare questo qua, però per il momento non lo faccio, aspetterò ormai il prossimo anno, in modo che il prossimo anno avrò questo ramo qua, questo qua sviluppati, quindi potermi permettere una potatura a questo livello qua tranquillamente. Ok, anche il prunus è stato lavorato.